Ciao a tutti ragazzi, siamo su Call of Duty e siamo pronti per affrontare un'altra partitozza multigiocatore. Allora, sono andato a fare altre modifiche sulla STG 4-4 della classe fanteria, della divisione fanteria. Comunque, cosa sono andato a mettere? Sono andato ad applicare, allora, il proiettile rinforzato che aumenta i danni attraverso le superfici, danni extra contro le serie. E ok, e abbiamo visto che è aumentata notevolmente la nostra arma. Poi sono andato ad applicare il mirino, ragazzi, reflex, perché mi trovo molto meglio. Guardate la decorazione che sono andato ad applicare sull'arma, bellissima. E poi sono andato a mettere la rigatura avanzata, che aumenta la distanza dopo la quale i danni iniziano a ridursi. Quindi arriva a una gittata maggiore, in poche parole. La nostra arma è migliorata notevolmente. Quindi adesso sono andato ad applicare come pistola la 1911. E come arma al posto della granata sono andato ad applicare nuovamente la mina. Ok, bando alle ciance ragazzi, andiamo a farci una bella partitozza multigiocatore pubblica in tutti contro tutti e andiamo a sfondarci ragazzi. Ok, vediamo cosa riusciamo a fare in battaglia contro tutti. Non è facile. Bene, questa mappa mi piace molto. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Comunque riesco a utilizzare molto meglio la mina che la granata. Sì, la granata ok, utile per quando si deve entrare all'interno di una casa, qualsiasi cosa, o in una parte chiusa, lanciamo una granata, così se c'è qualcuno forse lo ammazziamo. La mina invece è utile quando si vuole camperare un attimino e si vuole bloccare un ingresso. Comunque, fuoco a volontà ragazzi, si parte subito. A volte metto, guardate, una mina sotto di me, così se arriva qualcuno che mi scopre, molto spesso riesco a farlo esplodere. Portiamo subito qualcuno qui dietro. Vieni fuori, bello. Vieni fuori, bello. Vieni fuori, bello. Vieni fuori. Ah, il caricamento dell'arma l'ho fatto velocissimo, ragazzi. Oh, ci ha visto, ma l'abbiamo messo al tappeto. Bello. Ok. Oh cazzo, c'è qualcuno qua sopra. Uccisione. Ho messo anche la ricarica da veloce, ragazzi, perché preferisco avere, piuttosto che tanti proiettili, preferisco avere la ricarica veloce. No, 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 c'è qualcuno che ci spara qui. Ci ha scoperto. E avete visto? Si è cuccato la mina. Quindi, ciao bello. Ok, molto utile quando si piazza la mina sotto di noi. Se stiamo lì che vogliamo camperare un attimino, io preferisco metterla sotto di me. Così quando arriva qualcuno che ci ammazza, riusciamo a dargli il ben servito. Ok. Rimaniamo concentrati, ragazzi. Rimaniamo concentrati. Chi è che spara? Da lì sopra, dalla scaletta, sicuro. Allora, questa la mettiamo qua. In questo caso, se qualcuno ha deciso di venirci a cercare e fare il giro. Oh, guardatelo là in fondo, guardatelo là in fondo. Guardatelo anche quest'altro imboscato, bastardo. Lo andiamo a prendere, lo andiamo a prendere, ragazzi. Adesso lo andiamo a prendere. Ci hanno appena superato comunque. Dai, dai, dai. Carica veloce, carica veloce, carica veloce. L'hanno già seccato, l'hanno già seccato. Ok. C'è qualcuno che spunta da là? O mi sbaglio? Oh, cazzo! Che spavento questo! Muori, bastardo. Piazziamo la mina qui per terra, nuovamente. Eccolo, pam! No, niente, questa volta non è esplosa. È esplosa invece, è esplosa. Quindi siamo a 6 uccisioni, 6 a 9 ragazzi, 6 a 9. Sì, lo so, potevo sparare. Adesso ci pensiamo ragazzi. Mi piace sta postazione comunque. Di questa mappa secondo me è uno dei posti migliori.
A parte sta finestrozza, che se non c'era neanche sta finestrozza era praticamente perfetto. Attenzione. C'è un attimo di calma qui. Eccolo là in fondo. Vai, vai, vai. Oh. Guardate, vuole fare il fenomeno. Lancio del giavellotto. Vuole fare il lancio del giavellotto? No, ma dai, ma perché ti devi mischiare tu? Porca miseria. Stavo facendo una sorta di giocata a tennis con quello lì là in fondo e questo qui si deve mettere in mezzo. Ecco che questo ci ha piazzato la mina e ci ha fottuto allo stesso modo. Eccoti qua. Eccoti qua, vieni fuori. Vieni avanti, cretino. Controlliamo l'altro accesso. Ok, poi dopo mi sposto da qui, ragazzi, che mi sono anche un po' rotto di stare in questa postazione. Velivolo spia nemico! Eccolo. Venivo lo spia. Ok, attenzione, ragazzi, attenzione. C'è un po' di guerriglia da quelle parti. Non si riesce a vedere bene. Eccoti qua, bello. Minchia, ci è mancato poco, eh. Ci è mancato poco che ci cercasse, ragazzi. Ci è mancato veramente poco. È quello che sta imboscato là dietro. Vabbè, anch'io sto imboscato comunque. Comunque, cambiamo zona, ragazzi. Controlliamo gli altri accessi. Allora. Bella, che sfiga, ragazzi. L'ho visto all'improvviso. Ma vabbè, dai, cazzo, finiti i colpi, porca miseria. Piazziamola qui, qua, che c'è molto traffico di solito. Ti sei cuccato la mia mina? No. Uccisione. Uccisione. No, che cazzo è? Era un sacchetto o qualcosa del genere lì. Anche questa è una buona postazione, ragazzi. Buona, usciamo da questo posto. Velivolo spia nemico! No, e dai, e dai. C'è qualcuno di qua, ragazzi. C'è qualcuno da queste parti. Cazzo. Guardate, sono tutti qua. Bastardo, dai, su. Velivolo da controspionaggio nemico! Velivolo spia nemico! Attenzione. Mitragliamento nemico! Ucciso bello. C'è il mitragliamento nemico, cazzo! Vieni qua, che ti becchi una bella suppostina in faccia. Questa volta la becco io. Vediamo se becca la mina, no, eh. Sì, mi sa che l'ha beccata la mina, ragazzi. Fatemi a volte sto lì a Fuoco d'artiglieria scervellarmi, nemico, al ragazzi, riparo, bombardamento a nemico, al cercare di recupero. mettere le mine. A cercare di mettere le mine in posti strategici a destra, a sinistra, quando a volte invece ogni volta che torno fuori in battaglia la piazza dove mi trovo e molto spesso ci becco. Perché il bello di questa mina è che non è visibile, tipo su mappa come avviene su altri giochi, per esempio. Quindi, oh cazzo, ma dai, ma che ti sei piazzato lì? Ti sei piazzato lì? Ti diverti in questo modo? Boh, se ti diverti tu. Sei ancora qua? Ok,
Che palle però, dai, cacchio. Torno da quelle parti, ragazzi, non sono contento. Vieni qua. Che cazzo. Questa volta piazziamo una mina qui dentro, ragazzi. Vediamo se qualcuno ha voglia di entrare nelle caverne. Uccisione, bello. Recupera, recupera fiato, bello. Recupera fiato. Recupera fiato. Recuperiamo fiato, cazzo. Ok. Partita completata. Avete visto, avete notato, ragazzi, come mi è più facile fare delle uccisioni con l'arma settata in questo modo. Almeno è chiaro che ognuno se la setta come pare a proprio piacimento, però riesco a usarla molto meglio in questo modo, e soprattutto con il mirino, ragazzi, perché quello mi serve assolutamente. Che dire? Niente, ragazzi, grazie a tutti per il vostro ascolto. Almeno abbiamo fatto 17-16, ce l'abbiamo fatta. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.